Benvenuti a Palazzo Vanni, amici della Savino del Bene Volley. Benvenuti a Palazzo Vanni, amici del grande volley. Oggi qua in terra fiorentina riparte il cammino europeo della Savino del Bene Volley di coach Massimo Barbolini. Ottavi di finale di CEF Cup, gara di ritorno che si disputa proprio qua a Firenze. Una sfida di ritorno che arriva ad una settimana di distanza dal primo capitolo degli ottavi, dalla sfida d'andata giocata a Zagabria e vinta per 3-0 dalla Savino del Bene, che appunto una settimana fa si è imposta in casa del Mladost Zagabria, rivale odierna per le ragazze di coach Barbolini. E dunque oggi c'è da completare una missione europea per la squadra del patron Nocentini, missione da completare perché tutti vogliono il pass per i quarti di finale. E in virtù del risultato dell'andata, della vittoria 3-0 ottenuta all'andata proprio dalla Savino del Bene, oggi la squadra di coach Barbolini si potrà accontentare anche di appena due set vinti per ottenere il passaggio del turno. Discorsi che usualmente non piacciono agli allenatori, e sono sicuro che insomma la squadra altrettanto andrà in campo per vincere, per ottenere una vittoria netta come è successo all'andata. Però insomma noi dobbiamo ricordarlo per dovere di cronaca. Oggi con due set la Savino del Bene passa ai quarti della CEF Cup, che ve lo ricordo è la seconda manifestazione continentale, la seconda manifestazione europea in ordine di importanza. Savino del Bene che arriva da un periodo di forma particolarmente positivo, sono 9 le vittorie consecutive tra campionato e coppa raccolte dalla squadra. Dall'altra parte della rete c'è un'altra squadra che sicuramente nel suo campionato sta facendo particolarmente bene, stiamo parlando del Mladost Zagabria ovviamente, che è arrivato a questo turno degli ottavi di CEF Cup superando le finlandesi del Kangsala della Superliga femminile croata. Il Mladost è in testa alla classifica dopo 11 giornate, 11 vittorie raccolte, percorso davvero nettissimo per la squadra allenata da coach Stojakovic, che ha vinto 11 partite su 11 e si è guadagnata 33 set in campionato perdendone appena 2. Questa testimonianza del dominio tra i confini interni, tra i confini nazionali, che il Mladost riesce ad esercitare sul campionato. Mladost che oltre ad affrontare il campionato e appunto la CEF Cup affronta anche un'altra competizione, ovvero la MEVS Cup, competizione che coinvolge le squadre dell'Europa, della Mitteleuropee. E in questa particolare competizione Mladost è secondo alle spalle del Bekes Csabai, formazione ungherese che peraltro anche lei è impegnata in CEF Cup, ha perso nel match d'andata per 3-0 contro le tedesche dello Schwerin, la formazione ungherese del Bekes Csabai. Peraltro Schwerin che dovesse vincere anche nella giornata di domani il turno degli ottavi di CEF Cup confermerebbe di essere la prossima rivale della Savino del Bene, sempre che appunto la Savino del Bene passi il turno, ma noi siamo moderatamente ottimisti. Allora guardiamo già anche un po' quello che potrebbe essere il futuro appunto nei quarti per la squadra di coach Barbolini. Potrebbe arrivare la sfida con una tra Schwerin e appunto Bekes Csabai. Sono un attimo perso perché il riscaldamento prosegue e quindi la nostra postazione viene bombardata autenticamente da un po' di pallonate. Il buon Marco Benocci mi aveva promesso la sua protezione,
logistic manager della Savino del Bene, che si doveva frapporre a schermo tra me e le pallonate, ma invece le pallonate arrivano e come. Comunque, al di là delle note biografiche, entriamo in clima partita perché le squadre stanno per scendere in campo, soprattutto stanno per scendere in campo i 6 più 1. E allora andiamo a vedere anche quelli che sono i roster a disposizione dei due allenatori, a partire dalla Savino del Bene Volley, che come vedete dalla grafica in sovraimpressione quest'oggi porta al debutto Yao Di, la nuova palleggiatrice cinese, trentenne, 1,82 m, arrivata dal Tianjin, squadra in cui ha militato praticamente per tutta la carriera, vincendo 7 titoli nazionali cinesi. Oggi appunto esordio per Yao Di a livello europeo, dopo essere andata al roster anche in occasione dell'ultima partita di campionato della Savino del Bene contro Vallefoglia. Avete visto anche il roster a disposizione del Mladost Zagabria, roster particolarmente giovane quello di coach Stojakovic, anche da un punto di vista fisico più piccolo rispetto a quello a disposizione di coach Barbolini, che anche a livello di centimetri, oltre che di esperienza europea, di talento e preparazione, ha notevoli vantaggi, ma anche a livello di centimetri appunto un vantaggio a favore della Savino del Bene. Vediamo anche i due arbitri dell'incontro che adesso prendono il centro del campo. Sadettin Deneri è il primo arbitro, arriva dalla Turchia, mentre Nicholas Eckford è il secondo arbitro, proveniente dall'Inghilterra. Come detto, sfida quella di quest'oggi tra Savino del Bene Volley e Mladost di Zagabria, che ci fa presupporre tante novità da un punto di vista di sestetto titolare per quanto riguarda Barbolini, quantomeno rispetto all'ultima partita con Vallefoglia. Già nel match di andata degli ottavi di Chef Cup Barbolini ha varato un 6 più 1 inedito, dando spazio a tante giocatrici che avevano avuto meno spazio nella prima parte di stagione. Il valore del Mladost non è paragonabile a quello della Savino del Bene, detto che Barbolini non vuole che le sue ragazze sottovalutino la formazione di Zagabria, però insomma è evidente che c'è una differenza tra le due formazioni. Allora Barbolini vuole anche gestire l'energia della sua squadra, che vi ricordo sabato 21 gennaio, questo sabato a partire dalle 20:30, affronterà la Igor Gorgonzola Novara in quello che è più di un big match di campionato. Intanto vediamo scendere in campo il 6 più 1 del Mladost Zagabria, tra poco anche il 6 più 1 della Savino del Bene Scandicci, e allora scopriremo quali saranno le scelte di coach Barbolini per questa partita. La prima a scendere in campo è Yvonne Bellien, che era rimasta a riposo nel match d'andata. Mingardi invece c'era a Zagabria, titolare in quell'occasione. Giocherà da opposto l'ex Bustar Zizio, e intanto esordio da titolare per Yao Di, la giocatrice cinese, che dunque per la prima volta scende in campo da titolare con la maglia della Savino del Bene Scandicci. Poi ci sarà tempo per raccontare anche la sua storia prima dell'arrivo alla Savino del Bene. Completiamo la nostra lettura del sestetto titolare della Savino del Bene, ricordando che in banda ci sono Angeloni e Sherban, il tandem di centrali dopo l'ingresso in campo di Bellien è completato da Guidi. Il libero è Brenda Castiglio. Peraltro oggi c'è un'altra notizia importante da dare: il ritorno a disposizione di coach Barbolini per Enrica Merlo, che vi ricorderete aveva avuto una frattura alla mano sinistra in avvio di stagione, era riuscita a ritornare con tempi record, poi però qualche problemino ancora da smaltire, qualche dolore anche post operatorio da placare. Oggi torna di nuovo in panchina Merlo, che indossa la maglia da secondo libero,
In panchina c'è anche Nicole Gamba, che la stessa Merlo l'ha sostituita nel periodo d'assenza. Gamba che però indossa la maglia da giocatrice normale, per così dire. Inizia il match con il servizio affidato a Veronica Angeloni, alzata di Antunovic, attacca la numero 5 Mihailovic. Dall'altra parte arriva Sherman che segna il primo punto per la Savino del Bene. Dicevo, appunto, già nel match d'andata Barbolini aveva dato spazio a diverse giocatrici che avevano giocato meno nella prima parte di stagione. Sherman è una di queste. La russa si è fatta trovare pronta nel match d'andata, segnando 14 punti. Adesso non arriva il muro vincente per la Savino del Bene. E dunque 1-1 per quanto riguarda il risultato in questo primo set. Aveva tentato il muro Ludovica Guidi, che è un'altra delle giocatrici che grazie alla vetrina europea può trovare un po' di spazio. Intanto seguiamo anche le prime alzate di Yaudi, che premia Mingardi che realizza il punto del 2-1. Come detto, Mingardi protagonista della gara d'andata. Adesso Guidi al servizio, ricezione per Pavicic, va al centro Antunovic, non va a terra però l'attacco di Meic, che adesso va a palleggiare. Ancora Antunovic, sempre dalla sua centrale, che trova il primo punto della sua gara e pareggia il conto sul 2-2. Meic, unica giocatrice non croata al roster per coach Stojakovic. Aida Meic è infatti una giocatrice austriaca. Servizio per Mihailovic e attacco di Mingardi dall'altra parte a segno. Dunque 3-2 con Mingardi che segna il suo secondo punto consecutivo. Adesso va anche al servizio la giocatrice bresciana, oggi schierata titolare come opposto. Il servizio della nostra numero 9, la risposta di Mladost Zagabria, si impantana sulla rete. Tentativo di fast di Aida Meic che si spenge in rete, quindi più 2 per la Savino del Bene. Sbaglia la fast appunto Meic. Al servizio Mingardi, ricezione direttamente nel campo di Scandicci, ne approfitta Jana Sherman, anche per lei secondo punto in attacco. Qua beneficia di un errore in ricezione e lucra un punticino per il 5-2. Mingardi, servizio forte su Markovic che va anche ad attaccare. C'è la buona difesa di Castiglio, alza in bagger Yaudi per Sherman. Il pallonetto tenuto vivo da Mladost Zagabria, l'attacco senza forza di Pavicic, l'alzata di Yaudi per Sherman, 6-2. E ovviamente c'è grande curiosità per seguire Yaudi, ogni pallone toccato dalla cinese. Quest'oggi sarà analizzato con maggiore attenzione proprio perché oggi l'ex Tianjin è all'esordio. Tanto il muro di Belien sporca un attacco dalla seconda linea del Mladost. Mingardi ci prova con un pallonetto che però si ferma sul nastro, 6-3 sull'errore di Mingardi. Dunque torna a muoversi il punteggio in casa Mladost, che aveva segnato l'ultimo punto in occasione del 2-2 firmato da Meic. Servizio per Markovic, pallone ricevuto da Sherman, Yaudi va da Belien, la fast della giocatrice olandese sporcata dal muro del Mladost che può attaccare con Mihailovic. Tiene la difesa di Scandicci, Mingardi a rendere onore al lavoro del muro e della difesa. Qua il muro che sporca l'attacco di Mihailovic, poi la buona difesa di Angeloni e il pallone che arriva pulito per l'attacco di Camilla Mingardi, che fa andare il tassametro 7-3 and counting.
lascia scorrere il pallone Markovic, che valuta bene la traiettoria del servizio di Sherman. Errore al servizio per la giocatrice russa. È brava però Josipa Markovic a capire la traiettoria del pallone e a lasciarlo sfilare. Allora siamo dall'altra parte del campo col servizio affidato al Mladost. Sherman con la ricezione, Yao di D'Angeloni. E se c'è una cosa che Angeloni ha fatto particolarmente bene anche nel match di andata è questa: andare a cercare le mani del muro, sfruttarle a proprio vantaggio. Qua abbiamo rivisto anche nel nostro replay tutta la competenza tecnica della numero 12. 8-4 il risultato. Pavicic respinta dopo il suo tentativo in palleggio di spingere il pallone nel campo di Scandicci. Dall'altra parte c'è Angeloni che viene murata, muro vincente per il Mladost Zagabria che si porta sul meno 3. Qua rivediamo l'azione, Yaudi che innesca Angeloni, stavolta il muro del Mladost in qualche modo funziona. E allora appunto meno 3 per la formazione croata. Mingardi con il palloletto, stavolta insidioso, si complica un po' la vita la Savino del Bene. Angeloni tocca un pallone che poi Castiglio deve recuperare con le sue capacità di teletrasporto. Non è venuto fuori un gran bell'attacco per la Savino del Bene, anzi ne viene fuori il punto numero 6 per il Mladost Zagabria che va appunto a segnare lotta 6 con Meic. Ricezione di Sherban non perfetta, per usare un eufemismo neanche Guidi può aggiustare questo pallone. Allora 8-7 il risultato. È Antunovic che torna sul punto del servizio. Mingardi, la difesa di Markovic, può attaccare Pavicic, si alza il pallone sul muro della Savino del Bene, attacca Guidi, money out per Ludovica Guidi che segna il suo primo punto del match. Ci aveva provato in precedenza con il muro in occasione del punto poi arrivato dell'1-1 per il Mladost. Trova adesso il punto del 9-7 che rispinge la Savino del Bene sul più 2. Il servizio di Yaudi già battuto, Sherban con la difesa che termina in campo, almeno all'impressione che avevo avuto dalla mia postazione. Rivediamo dal replay. No, forse, anzi direi con buon colpo d'occhio ha deciso bene il primo arbitro, anche se lo schiacciamento del pallone forse poteva portare il pallone in campo. Comunque si prosegue 9-8 che diventa 10-8. Servizio gestito male da Markovic che poi va ad attaccare, c'è il muro di Mingardi, Antunovic alza, c'è un po' di proteste da parte della Savino del Bene, alcune proteste appunto da parte della panchina di coach Barbolini, ma niente da ravvisare secondo gli arbitri. Sospetto il tocco di Antunovic, come detto si gioca. E allora 10-9 con il Mladost che si è riportato sul meno a 1. Sherman con la ricezione, Yaudi cerca proprio Sherman che non inquadra il campo, palla out. E allora pareggio per il Mladost, 10-10 il risultato in questo momento. Particolarmente angolata la conclusione di Sherban che non trova però il campo. Aurora Papac, centrale croata al servizio. Castiglio, buona ricezione, Yaudi da Mingardi, 11-10 torna in vantaggio la Savino del Bene con Mingardi a firmare il sorpasso. Guidi al servizio, Ludovica Guidi, maglia numero 13, ex Casalmaggiore, arrivata in questa stagione alla Savino del Bene Volley.
difesa di Sherban. Angeloni mette il pallone dall'altra parte del campo, prova ad attaccare Mihajlovic con un bel colpo rollato, per così dire, e un colpo non particolarmente potente, ma che pietrifica le gambe della seconda linea della Savino del Bene Scandicci. Allora 11-11 e servizio proprio per la stessa Mihajlovic. Sherman con la ricezione e l'attacco, respinta dal muro la russa. E allora 11-12, primo vantaggio nel match per il Mladost Zagabria. Coach Barbolini decide di spendere un time out, ci prendiamo anche noi una brevissima pausa. Primo time out della partita che se n'è andato. Coach Barbolini ha voluto fermare il gioco, ha voluto fermare questo primo set perché il risultato di vantaggio per il Mladost, squadra che anche all'andata ha dimostrato di non avere lo stesso potenziale della Savino del Bene Scandicci, ma che Barbolini non vuole sottovalutare e che non ha sottovalutato neanche nelle dichiarazioni della vigilia. E quindi proprio per questo time out, tanto 12-12 sull'errore di Mihajlovic al servizio. Tanto 13-12 con il pallone che termina fuori. Mi sono preso un attimo di tempo perché dalla mia postazione non si capiva bene se il pallone era uscito o no. Difesa di Castiglio, ma preceduta da un'infrazione in attacco per il Mladost. Allora 14-12 e contro time out di coach Stojakovic, che ferma la gara. Contro break della Savino del Bene, che obbliga la formazione croata a fermare l'incontro. Saluto a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento sulla pagina Facebook della Savino del Bene. Grazie per il vostro entusiasmo, grazie per seguire la partita proprio sulla nostra pagina Facebook. Intanto ace di Mingardi al ritorno in campo, più 3 Savino del Bene, 15-12 il risultato. Leggo anche alcuni messaggi che ci state scrivendo. Adriano scrive: vale il regolamento minimo delle 3 italiane in campo? No, non vale. Di fatto nelle competizioni europee si può schierare un numero illimitato di giocatrici non italiane. Mingardi. Ricezione per Grabic, l'alzata di Antunovic, il bel attacco di Mihajlovic per il 15-13. Mihajlovic che aveva iniziato particolarmente bene la sfida d'andata, poi nel corso del match si era un po' appannata la sua azione, ma una delle giocatrici che forse aveva meglio figurato nella gara di Zagabria. Mihajlovic che aveva chiuso con 13 punti al referto, top scorer per la formazione di Zagabria, con Markovic a quota 11 e Pavicic a quota 10. Intanto seguiamo
ciò che succede in campo, anche perché c'è stato il cambio di diagonale con l'ingresso di Julio e Antropova al posto di Mingardi e Yaudi. È stato punto di Von Belien su questo attacco dal centro. Passa Yvonne Belien, anche lei alla sua prima stagione con la maglia della Savino del Bene, la centrale olandese va a firmare questo punto della 16-13. Tanto free ball da sfruttare per il Maladost Zagabria. Antunovic da Pavicic e ancora Yvonne Belien, secondo punto consecutivo per lei. Una volta con un muro vincente, prima con un attacco, ma tant'è. ...17-13... risultato Sherban al servizio, pallone su Mejic. Antunovic va da Pavicic che non riesce a scardinare il muro, o quantomeno il muro dà una buona protezione. Angeloni con la difesa ha fornito la possibilità di attaccare bene per la Savino del Bene. Il Mladost è andato in difficoltà e adesso su quelle difficoltà arriva il colpo del 18-13 di Veronica Angeloni, con potenza appunto a sfruttare le difficoltà difensive del Mladost nell'ultimo scambio. 18-13, time out, il secondo del Mladost in questo set. Secondo time out che arriva in maniera molto ravvicinata rispetto al precedente, che era arrivato sul 14-12, adesso sul 18-13 Stojakovic, coach Stojakovic se n'è speso un altro. Ricordiamo che il Mladost non ha giocato in campionato, quindi l'ultima partita disputata è stata proprio quella dell'andata contro la Savino del Bene Scandicci. La squadra quindi è arrivata riposata tra virgolette qua in Italia. Per la Savino del Bene invece, tra i due match di Coppa, ovvero tra questo di ritorno e quello dell'andata, c'è stato il turno numero 15 del campionato di Serie A1 con la vittoria su un campo difficile come quello di Urbino contro un'avversaria comunque di qualità come Vallefoglia. In difficoltà la ricezione del Mladost Zagabria e riesce a sfruttare al meglio queste difficoltà Ekaterina Antropova, che firma il 19-13. Tanto cambio tra le fila del Mladost, dove esce Gravic, torna in campo la numero 12 Markovic, cambio in banda. Sherban proprio sulla neo entrata Markovic in difficoltà, in ricezione l'attacco di Pavicic, money out, 19-14. Pavicic che, come ricordato in precedenza, è una delle giocatrici ad aver chiuso in doppia cifra nel match d'andata, 10 punti per lei. Cioè, in questo avvio di partita si è vista un po' meno grandi difficoltà a superare il muro della Savino del Bene. Intanto tira tutto braccio Antropova, ma trova il muro del Mladost. Allora Angeloni con la palletta e la linguaccia. 20-14 e Savino del Bene che vede il traguardo di questo primo set. Ci prova in tuffo Pavicic a arrivare sul pallone di Angeloni, che però ha piazzato in maniera diabolica. Belien, Markovic, Antunovic per Mihailovic. Belien valuta la sua posizione, guarda con attenzione il pallone, lo lascia sfilare, è la scelta più saggia. 21-14, cercato il pallone lungo linea Mihailovic, non trovando però fortuna. Allora 21-14, si riguarda l'ultima azione, ma il punto, come appariva già anche in presa diretta, è tutto della Savino del Bene, anche e soprattutto perché Belien era piazzata sulla linea laterale del campo, essendo il pallone passato a sinistra del suo piede sinistro, difficilmente poteva essere in campo Belien.
22-14. E finale di set che vede gran protagonista la centrale olandese ex il Bisonte Firenze, giocatrice che per la verità nel nostro campionato ha vestito numerose maglie. Tanto Mihailovic è costretta a palleggiare nel campo della Savino del Bene di Julio, innesca Guidi 23-14. E Savino del Bene che dopo essere andata anche sotto in occasione dell'11-12 ha cambiato decisamente marcia. Il time out di Balbolini e poi la svolta nella gara. Tanto vi avverto che al termine di questo primo set ci sarà anche un momento da condividere con le nostre ragazze, che avremo in nostra compagnia Elena Pietrini, intervistata dal nostro Gherardo Dardanelli tra pochissimo. L'intervista con Elena. Scerban intanto tiene in difesa di Julio verso Angeloni, e a proposito dei protagonisti del set, anche Angeloni sicuramente sugli scudi. Adesso set point per la Savino del Bene con Belien che prosegue in questo lungo turno di servizio. Pallone lasciato sfilare con buon giudizio da parte della seconda linea del Mladost. Il pallone out, 24-15, out il servizio di Belien. Allora ancora set point ovviamente per la Savino del Bene, ma si allunga un po' la partita. Antunovic, ricezione per Scherban di Julio D'Antropova, e non può niente anche la difesa di Isabella Stimaz. Il libero in campo in questo momento per il Mladost di Zagabria. E adesso passo la linea al nostro Gherardo Dardanelli. Eccoci Fabio, buonasera a tutti qui a bordo campo con Elena Pietrini, oggi in borghese. Quindi Elena, finito adesso il primo set 1-0, un avvio un po' con qualche errore di troppo, poi tutto è andato per il verso giusto e insomma le cose sono andate abbastanza via libere, dai. Buonasera a tutti, sì, ma perché a noi ci piace, siamo soffrire un po' all'inizio, no? Non ce n'è mai facile, più che altro la prima metà set, il primo set diremo sempre fatica in tutte le partite, infatti questa cosa dobbiamo un po' migliorarla in generale. Però secondo me dobbiamo spingere un po' di più e fare qualche errore in meno. Quindi adesso l'obiettivo del secondo set è quello appunto di anzitutto chiuderlo nel minor tempo possibile, sia per guadagnare l'accesso ai quarti di finale matematicamente, che magari risparmiare un po' di energie in vista della partita di sabato contro Novara, che sarà una partita molto più difficile di quella di oggi. Sicuramente sarà una partita difficile, dobbiamo battere tanto, perché di là abbiamo una squadra veramente forte, quindi dobbiamo fare il meno errore possibile e spingere fin dall'inizio, magari non lasciare qualche punto a caso nei set, bisogna risparmiarci gli errori che possiamo evitare. Grazie mille Elena, restituisco la linea a Fabio. E grazie ad Elena Pietrini, grazie a Gherardo Dardanelli per questo piacevole spazio che riusciamo tutte le volte a offrirvi. Insomma, è sempre bello poter sentire il parere delle atlete. Durante il campionato magari c'è meno possibilità, anche da un punto di vista logistico ci sono più difficoltà, più tensioni. Oggi diciamo che ce la prendiamo un po' più con calma, riusciamo a farvi sentire il parere di giocatrici come Elena, ma non solo, anche come Ale Washington, che andremo poi a sentire sempre con Gherardo al termine del secondo set. Tanto coinvolgiamo anche lo stesso Gherardo nella discussione. Allora Gherardo, adesso vediamo un po' di immagini di questo primo set, ma ci tuffiamo in un secondo che può già dare il pass per i quarti. Ma direi che l'obiettivo di questo secondo set, appunto come giustamente dici, è quello di chiuderlo nel minor tempo possibile, sia per archiviare il passaggio del turno,
sia per risparmiare energie in vista della partita di sabato contro Novara, che sarà sicuramente, con tutto il rispetto per le ragazze croate, un test molto più probante e un test che ci dirà molto, no? Anche in ottica di alte posizioni di classifica. Quindi insomma l'obiettivo appunto è chiudere questo secondo set, farlo velocemente e farlo risparmiando energia in vista di sabato. Intanto è iniziato il secondo set con una piacevole sorpresa, perché dopo l'infortunio alla mano sinistra nella tenuta fuori da diverse settimane a questa parte, rientra in campo Enrica Merlo, la nostra capitana odierna, quindi siamo molto felici per lei e speriamo che con la sfortuna abbia dato, perché insomma negli ultimi due stagioni è stata abbastanza tormentata la nostra Enrica, quindi speriamo che possa appunto ritrovare la condizione migliore. Intanto 2-0 per le nostre ragazze in questo avvio, e adesso Ludovica Guidi al servizio. Salto flottante per lei, difficoltà di ricezione per le ragazze croate, ma un bell'attacco della numero 12 di Mladost, che si porta sul 2-1. Adesso Papac al servizio. Ricezione di Sherban, Yao, ottimo primo tempo di Von Belien. E insomma, anche per la nuova palleggiatrice Yao di punti importanti per conoscere meglio le compagne ed affinare la chimica con la nuova squadra. Mingardi al servizio, ricezione pulita di Pavicic. È ancora cercata la numero 12 del Mladost, ma una gran difesa di Scandicci con Sherban in contrattacco. Attacco fuori della numero 5 Mikhailovic, e quindi nuovo punto Savino del Bene che scappa sul 4-1. Io restituisco la linea al buon Fabio Ferri, che dopo una piccola pausa è tornato qui con noi. Eh sì, mi sono preso un piccolo momento di riposo, no, scherzi a parte, ovviamente seguiteci anche sui nostri social dove stiamo aggiornando la situazione in tempo reale con il contributo di Gherardo, il contributo di Maurizio Anatrini per quanto riguarda anche la parte fotografica. Tanto Mingardi al servizio con un po' di difficoltà ancora una volta in ricezione per il Mladost, fribolla da sfruttare per la Savino del Bene. Belien però è respinta con perdite nel suo tentativo di fast. E allora punto per la formazione di Zagabria. Ricezione che si impenna, pallone alzato in bagher da Merlo per Sherban, e Jana Sherban trova un bel punto arrampicandosi quasi sulle mani del muro. 6-2. Sherban, proprio da lei, dopo aver segnato, va a battere anche. Ricezione per Markovic, attacco di Markovic su cui vola Enrica Merlo. Arrivano anche gli applausi per la giocatrice in maglia numero 8 della Savino del Bene. Intanto punto per la Savino del Bene. E grandi applausi. Li avevamo sentiti anche in precedenza, ma adesso diventano ancora più convinti per Enrica Merlo, che su questo punto del 7-2 ci ha messo tanto del suo.
Attacco di Markovic, Mingardi, Yaudi, D'Angeloni, il pallone che prima Peric, poi Markovic avevano provato a tenere vivo, invece pallone che va a terra. E allora 8-2 e time out per il Mladost Zagabria, indietro di 6 punti. Time out per coach Stojakovic. Si riparte in questo secondo set dopo l'imposizione del primo. La Savino del Bene, come detto, cerca un successo anche in questo secondo per ottenere il pass per i quarti. Intanto però errore al servizio per Jana Sherban, 8-3 il risultato. Dunque va al servizio Markovic, pallone ricevuto da Merlo, non ricevuto benissimo per la verità, prova a salvare tutto Belen ma non ci riesce, e allora ace per Markovic che porta la sua squadra sul meno 4. E adesso torna alla battuta, ricezione di Sherban, stavolta funziona la ricezione della Savino del Bene. Belen su pallone sporcato dal muro, difficoltà comunque per rigiocare per il Mladost. Allora Yaudi può innescare Angeloni che va a mettere il pallone profondo laddove neanche la difesa in seconda linea del Mladost può arrivare. Eccolo qua l'attacco di Angeloni con Stimaz che può solamente ammirare il pallone che termina a terra, 9-4. Belien al servizio, prova Peric con l'attacco di seconda, non va a terra però il pallone attaccato dalla palleggiatrice del Mladost che adesso dà per Pavicic. L'attacco difeso dalla Savino del Bene, poi Angeloni cerca le mani del muro su un pallone che non era semplicissimo da raggiungere. Non trova la deviazione del muro Angeloni e allora sporta a quota 5 il Mladost Zagabria con al servizio Aida Meic. Yao per Mingardi, qua il pallone non era semplicissimo da giocare ma Mingardi trova comunque il punto, alzata in bagger rovesciato di Yaudi con Merlo che gli era quasi finita addosso. Mingardi comunque anche su questo pallone a campanile ha trovato la giusta coordinazione per spedire il pallone a terra e portare nuovamente la Savino del Bene in vantaggio. E intanto punto per Enrica Merlo che quasi proteggendosi, difendendo un pallone, fa carambolare la sfera nella metà campo del Mladost, 11-5. E questo è il secondo punto in due partite per un libro della Savino del Bene. Basti pensare che con Vallefoglia aveva segnato Castiglio lì colpendo proprio con il colpo piede a terra, qua più una difesa che fortuitamente si è trasformata in un punto, ma tant'è, ci fa molto piacere per Merlo anche perché celebra un po' il suo ritorno in campo. E adesso 12-5 invece timbrato da Mingardi. Questo non era casuale per niente, bordata di Camilla Mingardi. 12-5. Si prosegue, servizio ricevuto bene stavolta dal Mladost che trova con Popic il punto numero 6 nel set. Astrid Popic, una delle tante giovani di questa formazione, composta quasi interamente per classe 2000, 2001, 2002,
anche qualche 2005. Tanto Guidi mette a terra l'attacco in primo tempo. Dicevo, squadra molto giovane il Mladost Zagabria. Di fatto Peric, che è una 98, è una delle giocatrici più esperte. Markovic cercava proprio Peric, la sua ricezione sbagliata però si trasforma in un punto, cose che non si vedono tanto spesso a questo livello. E intanto in campo c'è spazio anche per Nicole Gamba, che non aveva giocato nel match d'andata, trova il campo adesso nel match di ritorno sostituendo Angeloni, dandogli un turno nel giro dietro. Proprio Gamba cercata, Gamba che fa un buon lavoro in ricezione, non va a terra però l'attacco di Sherban. Allora dall'altra parte Markovic, la difesa di Merlo, Yaudi verso Mingardi, respinta dal muro, arriva Gamba che alza in bagger per Sherban, 14-7 con Jana Sherban che passa in mezzo alle mani del muro. Non composto particolarmente bene in questa occasione lo schermo difensivo del Mladost Zagabria, ne approfitta l'ex Casalmaggiore Jana Sherban, e adesso proprio un'altra ex Casalmaggiore come guidi al servizio. Peric verso Mihailovic che col pallonetto trova il punto del 14-8. Mihailovic, forse una delle giocatrici più talentuose a disposizione di coach Stojakovic, che appunto fa affidamento sul roster molto giovane, a cui magari anche in un prossimo futuro potremmo vedere uscire qualche giocatrice di talento anche per palcoscenici più importanti rispetto alla Superliga croata. Intanto attacco di Sherban, il pallone che balla sulla rete, e proprio Sherban risolve spingendo a terra nel contrasto con Meic. Vince la russa che batte la centrale austriaca, e quindi ci ha 8 adesso il risultato. Mingardi, la ricezione di Stimaz, l'attacco di Markovic, ma tiene la difesa di Scandicci. Sherban, Pavicic, l'alzata di Peric, poi Markovic costretta alla free ball, allora può attaccare Belien, non trova però il campo, dice di no Stimaz, e ha ragione la numero 14 del Mladost Zagabria, che ha controllato bene la traiettoria del pallone. Nettamente fuori in questa occasione l'attacco in fast di Von Belien. Servizio per Mihailovic, tiene la ricezione di Sherban che poi va anche a attaccare. Buona la difesa di Stimaz, il pallone attaccato da Markovic. Yaudi adesso alza ancora per Sherban, ancora Stimaz con la difesa, anche una smorfia di dolore. Bello l'attacco, bella anche la difesa di Enrica Merlo. Mingardi, Pavicic con la difesa, alza Stimaz per Mihailovic. Bello scambio, lo porta a casa il Mladost Zagabria proprio con Mihailovic. 15-10 il risultato, con la stessa Mihailovic che va al servizio. Pallone potente ricevuto da Sherban, Yaudi deve correre per innescare Mingardi. Mingardi che torna a muovere il punteggio per la Savino del Bene. Savino del Bene che non segnava dal punto del 15-8, torna a segnare adesso con il 16-10. Intanto è tornata in campo Angeloni, ovviamente per il giro dietro ultimato da Gamba. Cerca l'attacco in secondo tempo Peric, non ha fortuna però la palleggiatrice del Mladost Zagabria. Angeloni rispedisce il pallone indietro al triplo della velocità per il 17-10. Savino del Bene che sta guidando nettamente nel punteggio.
Markovic, la ricezione Peric per la fast di Mejić, che per la verità non si è trasformata proprio in una fast. Yaudi, palla ancora per Angeloni e pallone che termina out. Pallone out per la verità, ma come apprendo da Daniele Fallani, speaker dell'evento odierno, pallone che ha toccato, ha pizzicato le mani del muro. E allora appunto proprio per Veronica Angeloni, il secondo consecutivo per lei. E time out per coach Stojakovic. Si torna in campo per il finale di questo secondo set, finora dominato dalla Savino del Bene. Il primo set aveva visto addirittura il Mladost trovare anche il vantaggio, spaventando forse un po' la Savino del Bene. Dopo però il time out seguito a quella situazione di svantaggio, di fatto la Savino del Bene non si è più voltata indietro. E qua arriva il punto per Yaudi, 19-10, e la regista cinese ci fa vedere una parte del suo repertorio. Dicevo, giocatrice che ha sempre militato nel Tianjin, formazione della sua città natale, formazione con cui ha vinto 7 scudetti e con cui nella stagione 2017 si è anche presa il titolo di miglior palleggiatrice del campionato cinese. Giocatrice della nazionale cinese e vecchia conoscenza di Zhu Ting. Sicuramente Yao Di potrà dare una mano sia per quello che è la combinazione in campo con un atleta della sua stessa nazionale, appunto Zhu Ting, ma anche per quella che poi è la comunicazione fuori con Zhu e Yao, che avranno la possibilità di parlare cinese tra di loro, e non è certo qualcosa da poco per due atlete che sono fuori dal loro paese natale, che per la prima volta giocano nel campionato italiano. Quindi sicuramente, insomma, avere a fianco una compagna nazionale può aiutare. Tanto 20-11 che diventa 21-11 con Mingardi che trova il punto dalla seconda linea. Set che si sta concludendo velocissimamente. Qua bella l'alzata di Yaudi, che dando le spalle di fatto a Mingardi è riuscita a innescarla. Belian al servizio, ricezione di Markovic, l'attacco di Mejić per il 21-12. Buona combinazione in primo tempo qua per il Mladost Zagabria. E proprio l'atleta austriaca adesso si prepara per il servizio. Come detto, Mejić è l'unica giocatrice non croata nel roster del Mladost. Yaudi ancora innesca Mingardi, sporca il muro, tiene la difesa di Markovic. Merlo ad una mano, sta facendo gli straordinari Enrica Merlo e sta facendo correre il tassametro invece Veronica Angeloni, che in attacco trova il punto del 22-12. Trattato del money out per lei in questa occasione, che è andata a pizzicare le mani di un muro forse un po' colpevole. Però non puoi concedere niente, soprattutto a questo livello, perché le mani del muro se no diventano un bersaglio goloso per le attaccanti. Tanto 22-13. Vediamo anche il replay di questo attacco in fast. Merlo già provato, guardate, anche dopo aver difeso il suo cenno ad Angeloni, suo incoraggiamento, raggiungi questo pallone, dai, proviamo a tenere su anche questo. Non ce l'ha fatta Angeloni, ma Savino del Bene che torna subito sul
più 10. Errore al servizio per il Mladost Zagabria. E proprio Veronica Angeloni al servizio. Markovic, Stimaz, alzata per Mihailovic, Merlo con buona difesa, Sherban attacca, tiene il muro del Mladost, può attaccare Pavicic, il pallonetto, Merlo verso Yaudi, palla per Sherban, money out di Jana Sherban, 24-13. Ed è un altro set che sembra andare via velocemente, anzi senza sembra andare via velocemente, che va via velocemente per la Savino del Bene. E tra pochissimo il nostro Gherardo Dardanelli ci porterà in compagnia di Ale Washington, che è già pronta per il suo commento su questo secondo set, su questa gara, su questa Chef Cup. Tanto palla out, e allora ancora set point per la Savino del Bene, ma si allunga un po' il set, 24-14. Grabic al servizio, pronta la schiacciatrice Leonarda Grabic, che era entrata anche nel corso del primo set. Ricezione per Merlo, Yaudi, Mingardi respinta, Sherban attacca, colpisce in testa Astrid Popic e firma il set, 25-14. Allora, adesso andiamo dal nostro Gherardo Dardanelli, che intervisterà per noi Ale Washington. So Fabio here with Ale Washington. So 2-0 as round of 16 on the books. Now heads off at quarterfinals, and but more important on the match of Saturday against Novara, your former team, will be a tough match, because as we see in the first leg, we lost 3-0. So we have a sort of revenge. Yeah, revenge is something. I'm excited for this match. It's always fun playing former teammates, so I'm really looking forward to just getting out, having a really competitive match. Novara is a very strong team. They're always a very strong team, so I'm excited to play a really competitive game against them. Allora, Harry ci ha detto che non vede l'ora di giocare contro Novara sabato, che anche se all'andata abbiamo perso 3-0 non è una sorta di rivincita, ma comunque è sempre interessante giocare con le sue ex compagne. So now it's important to close this game 3-0 and save some, have some rest with all the people. You see, Enrica came back today, and lots of girls that play less in the last month play well today. So the important is, I think, that is close the game 3-0 and save some energy for the match, for the Saturday match. Absolutely. In this time period right now, we have a lot of matches coming up and a lot of matches that we've done. So to have a chance to rest is really great. And I really am grateful to the staff for giving us this chance and looking forward to an off day. Grazie, Ale. Grazie mille. Allora, adesso pronti per chiudere. Insomma, salutiamo intanto Ale, gentilissima come sempre. Adesso fase di riscaldamento prima dell'ultima frazione di, speriamo, prima dell'ultima frazione di partita. Appunto, obiettivo centrato, e adesso testa già la partita di sabato contro Novara, anticipo di lusso della terza giornata del girone di ritorno della Serie A1 di volley. Affrontiamo una squadra, forse la squadra che nella prima parte di stagione ci ha dato più fastidio di tutte. Ricordiamo una sconfitta pesante per 3-0 al Pala Igor. Quindi ci sarà voglia delle ragazze di rivincita, di rivalsa. E poi, comunque, come diceva giustamente anche Haley, importante sarà in questo set specialmente risparmiare un po' di energie, anche perché dopo Novara di fatto è immediatamente vigilia di partita, perché il 25 di gennaio riceveremo a Palazzo Vanni il Volley Bergamo per i quarti di finale di Coppa Italia, e qualora, come tutti speriamo, la partita dovesse andare bene, 28 e 29 di gennaio, appuntamento per la Final Four di Coppa,
a Bologna alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Insomma, un gennaio ricco di appuntamenti, un gennaio che però è iniziato bene con due belle vittorie in campionato contro Perugia e soprattutto l'ultima di domenica a Vallefoglia, una trasferta molto insidiosa che siamo certi la squadra marchigiana darà filo da torcere a molte squadre nel giorno di ritorno, perché abbiamo visto una Vallefoglia rinforzata ma anche una Vallefoglia diversa da quella che avevamo affrontato anche noi nella prima parte di stagione. E quindi insomma, gennaio sì ricco e denso di impegni, ma che abbiamo approcciato nel migliore dei modi e speriamo di continuare così. Nuovamente la linea a Fabio e ci risentiamo per l'intervista di fine partita. Grazie Ghera, grazie per il tuo contributo, la tua intervista a Washington e per aver sottolineato la cosa più importante di questa vittoria di secondo set, ovvero appunto che la Savino del Bene può già guardare ai quarti di finale e ai prossimi appuntamenti di campionato di Coppa Italia. Attenzione al pallone che arriva nella nostra postazione. In virtù del risultato dell'andata, quando la Savino del Bene aveva vinto 3-0, dunque il Mladost è eliminato dalla CEV Cup. Ma Mladost che ovviamente vorrà lasciare la competizione onorandola al massimo, e infatti l'avvio di questo set è stato per ora favorevole alle croate, detto che adesso arriva il punto di Guidi che porta il risultato sul 3-1 in favore del Mladost, primo punto però per la Savino del Bene di coach Barbolini. Pavicic, l'alzata di Antunovic e l'attacco vincente per Pavicic, dunque 1-4. Servizio di Mihailovic che però pesta la linea di fondo campo, e allora servizio che porta un punto alla Savino del Bene. Tanto attacco per Astrid Popic che trova il punto del 2-5. Intanto leggiamo anche un po' di commenti, siete in tanti in collegamento con noi, ci fa ovviamente molto piacere. C'è Alessandro che ci dice: ma è difficile da capire che il cambio è stato fatto per avere l'attacco a 3, dai su, ragioniamo un po'. Lo so, penso sia una riflessione sul cambio diagonale palleggiatrice opposto avvenuto in precedenza, ma sì, certo, ovviamente qualcosa che si vede comunemente nella pallavolo, cambio di diagonale per avere sempre la massima potenza, per così dire, in attacco. Tanto 3-5. Anzi, scusatemi, 3-6 con il Mladost che si riporta sul più 3 dopo che la Savino del Bene si era portata sul meno 2. Servizio che mette in difficoltà Sherban. Angeloni in bagger verso Mingardi, costretta alla free ball. Antunovic verso Meic. Punto per il Mladost Zagabria che si porta sul 3-7. Più 4 e il pubblico di Palazzo Vanni che prova a spingere la Savino del Bene, che deve risparmiare qualche energia se può, deve cercare di archiviare la partita in 3 set. Ovviamente, come detto, il passaggio del turno è già raggiunto, però anche considerando che sabato arriva la difficile partita con Novara, preservare qualche energia certo male non farebbe. Intanto seguiamo la gara però con Mihailovic che va ad attaccare, c'è però il punto in favore della Savino del Bene.
5-7. Oh, ma quando si saprà se l'Antropova è italiana o meno? Ci vuole ancora un po' di pazienza, Alessandro. Ci vuole ancora un po' di pazienza, anche perché sono vicende burocratiche che richiedono i loro tempi. Intanto c'è Gemma che dice complimenti per le qualificazioni al turno successivo, forza Veronica. Ovviamente grandi applausi per una Veronica Angeloni che sta giocando un'ottima gara. Poi siete in tanti anche dal Sud America e dall'Asia, e quindi insomma ci fa piacere vedere che la nostra platea è internazionale. Tanto 6-7 il risultato con la Savino del Bene, che dunque si riporta negli scarichi del Mladost Zagabria dopo una partenza difficile. Pallone che Mingardi indirizza verso Angeloni, pallone leggero che non poteva andare a terra, lo manda invece a terra Pavicic, che respinge il tentativo di rimonta della Savino del Bene. 6-8 per il Mladost Zagabria. C'è chi ci segue dall'Argentina addirittura, un saluto a Laura. Tanto seguiamo la partita con ancora una grande Angeloni protagonista, 7-8. Oggi mi comunicano che siamo intorno alle 400 unità oggi a Palazzo Vanni. Impegno infrasettimanale quello di Coppa, che certo non facilita il vostro. 450 il numero preciso di presenze oggi a Palazzo Vanni. Come detto, non è facile durante la settimana raggiungere il palazzetto per gli appuntamenti serali, a maggior ragione proprio per questo, insomma, anche la nostra decisione di offrirvi questa diretta streaming. Punteggio che a questo punto recita 8-9, questo terzo set per il Mladost Zagabria, con la Savino del Bene che era tornata in parità sull'8-8. Adesso al servizio Katarina Pavicic, che sbaglia completamente però la sua battuta e riporta il punteggio in equilibrio, 9-9. Angeloni al servizio, Markovic, poi l'alzata di Antunovic per Meic. Piccolo problemino per Enrica Merlo, non ho visto cosa è successo, pallonata al volto con una sportivissima Meic che è andata a chiedere scusa, pallonata di quelle dolorose, perché nel naso fa sempre piangere e fa sempre male, però non dovrebbe essere un grosso problema per un atleta che nell'ultimo periodo ne ha superate sicuramente di peggiori. Molto sportiva comunque anche Meic nell'attraversare il campo, andare a chiedere scusa a Enrica Merlo, che riprende subito alla grande. Bella ricezione e bella giocata da parte della Savino del Bene. Quando funziona la ricezione, del resto tutto è più facile, soprattutto il compito di una Mingardi che ha potuto firmare il 10-10. Guidi al servizio, una delle giocatrici toscane della Savino del Bene, siamo ad Angeloni e a Pietrini, le tre toscane di questa formazione. Guidi che ha sbagliato il servizio, allora 10-11. E Mihailovic al servizio, sbaglia però anche lei, e ultimamente diversi errori al servizio. Adesso Camilla Mingardi al servizio, come detto top scorer della
sfida d'andata. Fatto attacco vincente per Astrid Popic. E dunque turno di servizio in favore del Mladost con Josipa Marković, che sbaglia anche lei. Veramente una maledizione quella del servizio in questo momento. Nessuno riesce a trovare il campo. Vediamo se adesso Sherman riesce a servire con profitto. Pallone verso la seconda linea del Mladost, in particolare verso Mihailovic. Ha già attaccato Pavicic, può rispondere Angeloni con una mano solamente. Marković non riesce a tenere su questo pallone. 13-12, ancora Angeloni a segnare. Più uno Savino del Bene. Savino del Bene che non era in vantaggio dal set precedente. Questo è il primo vantaggio nel terzo set. Sherman sbaglia però il servizio e allora nuovamente in parità. Popic al servizio, pallone su Sherban, l'alzata degli Yaudi verso Angeloni. Proprio Yaudi tiene il pallone vivo dopo il tocco del muro, approfitta però di una fase convulsa di gioco Pavicic, che segna il numero, punto numero 14 per il Mladost Zagabria. Ancora una volta in vantaggio la formazione croata di coach Stojakovic. Pallone su Merlo, ricezione perfetta Merlo verso Belien, attacco passando dal centro con Belien che ristabilisce nuovamente il pareggio. Fase di scambio punto a punto tra le due squadre in campo. Questo è il set sicuramente più combattuto fino a questo momento. Belien sbaglia anche lei in servizio. Davvero tanti gli errori al servizio in questa fase. Stanno condizionando anche l'andamento della gara. Antunovic verso Meic e si arrabbia un po' coach Barbolini per questo pallone terminato a terra. Si arrabbia al punto che su questo 14-16 arriva il time out richiesto proprio dalla panchina della Savino del Bene. Si ritorna in campo per questo terzo set della sfida di ritorno degli ottavi di CEV Cup. Savino del Bene che ha già archiviato la pratica passaggio del turno, ma che deve ancora chiudere la gara. In questo momento in vantaggio per la verità il Mladost, che la gara la vorrebbe allungare. Punto di Mingardi però che riporta la Savino del Bene sul meno uno. Intanto vi ricordo che nella giornata di oggi si è giocata un'altra gara di CEV Cup, quella tra il Thai Istanbul e il Terville, formazione francese, che è stata battuta 3-0, dunque prosegue il cammino del Thai Istanbul, una delle formazioni più forti di questa manifestazione, una delle formazioni che verosimilmente arriverà alle fasi decisive di questa CEV Cup. Domani invece in campo
il Palmer Sverin per la gara di ritorno contro il Beşiktaş-Sabai. Chi vincerà, chi riuscirà a passare il turno, affronterà proprio la Savino del Bene nei quarti di CEV Cup. Tanto ace per il Mladost Zagabria, l'avete visto in precedenza, 15 a 18 più 3 adesso per la formazione croata, che prova ad allungare. Per la verità ci vuole una gran difesa per salvare il pallone. Ancora Stimac con un tuffo, Merlo, Sherban dopo l'attacco di Mihailovic. La Savino del Bene prova a ricostruire, ma palletta sulle mani di Meic, che mette a terra il muro vincente. E 15 a 19 dunque, più 4 per il Mladost, che adesso crede nelle sue potenzialità, quantomeno appunto di allungare la partita, di dimostrare di non essere una comparsa in questo turno degli ottavi. Mingardi stimazza ad una mano, bello qua il salvataggio del Mladost Zagabria, che però concede una free ball subito sfruttata da Angeloni. 16 a 19, Angeloni sugli scudi, per davvero fondamentale quest'oggi in attacco il contributo della giocatrice di Massa. Peraltro al suo ultimo anno da giocatrice, ha annunciato già a inizio stagione, questa sarà la sua ultima stagione con le ginocchiere. Poi inizierà quello che sarà il percorso post carriera sportiva da giocatrice. Tanto proprio Angelone è uscita per lasciare il campo a Nicole Gamba, che avevamo già visto sfruttata per il giro dietro. Lei che di fatto è un libero, quest'oggi indossa la maglia da giocatrice di banda, ma appunto è sfruttata soprattutto per le sue capacità in ricezione e in difesa. 17 a 20 intanto, Savino del Bene che vuole recuperare, che vuole ricucire il gap. Guidi, pallone ricevuto da Istok, che poi va anche a attaccare, pallone out, come mi segnala giustamente anche Leonora qua al mio fianco. Salutiamo Eleonora, una delle tante persone che lavorano nel giorno della gara per aiutare nell'organizzazione qua a Palazzo Vanni, anche una delle persone che disturba maggiormente peraltro. Prima ha provato a togliermi la lista delle giocatrici croate pensando che io mi ricordassi a memoria tutti gli effettivi a disposizione di coach Miodrag Stojakovic, ma non è così, non è così. Si scherza un po', ovviamente la condizione di punteggio, di risultato, aver già centrato i quarti ci consente di scherzare anche in compagnia di Gabriele Marchi, segretario e tutto fare soprattutto nel giorno della partita, anche lui sempre molto impegnato, però lo trovate in biglietteria, al marketing durante le gare di campionato e non solo. Importante davvero il suo lavoro, quindi è questa un'occasione anche per salutare un po' tutti quelli che lavorano nell'ombra, no? Che conoscete un po' meno rispetto alle giocatrici in campo, che giustamente come Mingardi in questa occasione si prendano i riflettori. 19 a 21, campo per Antropova, e dunque Savino del Bene che in questo momento gioca senza palleggiatrice, ma alza il suo muro e soprattutto ha davanti Antropova, Sherban e Mingardi. Vanificata però questa scelta tattica, e allora torna in campo una palleggiatrice, in questa occasione è Di Julio a ritornare in campo. 19 a 22 e Mladost che vuole prendersi il set a questo punto,
Vediamo se l'ingresso di Yulia Antropova può dare uno scossone in questo finale di set. Servizio per Istuk, ricezione di Merlo, l'attacco di Antropova che colpisce l'asta, 19-23. E time out chiamato dalla Savino del Bene. Servizio vincente, ace per Istuk che trova il punto numero 24. Si arrabbia Barbolini perché forse in questo caso Shervan avrebbe dovuto lasciare il pallone a Merlo. E adesso set point per Istuk. Lascia sfilare Enrica Merlo e fa bene, 20-24. Sarà ancora set point per il Mladost, ma con la Savino del Bene che può gestire questo pallone. Esce gamba dentro Angeloni. Sherman al servizio, il pallone verso Pavicic che va ad attaccare. È il pallone che vale per il 20-25. E Mladost che dunque vince questo set. Attenzione però, un attimo di pazienza perché è stato chiamato un video check per controllare se veramente il pallone è in campo. Pallone che è in campo e quindi confermato il 20-25, vittoria per il Mladost in questa terza frazione. E bella soddisfazione per la squadra croata, attualmente capolista nel massimo campionato croato, appunto. Soddisfazione perché insomma non era scontato riuscire a rubare un set alla Savino del Bene. Noi andiamo anche dal nostro Gerardo Dardarelli per un suo punto di vista. Eccoci qua Fabio, come giustamente detto, innanzitutto un plauso alle ragazze croate che hanno assolutamente meritato questa terza frazione, di fatto condotta sin dalle prime battute e portata in fondo sfruttando sicuramente un momento di relax delle nostre ragazze, ma hanno avuto molti più meriti rispetto a noi e quindi giustamente ci costringono ad un quarto set che non era, diciamo, pronosticato e pronosticabile. Ne avremmo fatto volentieri a meno, soprattutto in vista della partita di sabato di Novara, però insomma guardiamo il bicchiere mezzo pieno, magari può essere l'occasione per delle ragazze che ultimamente hanno trovato meno spazio di mettere punti nelle braccia e quindi ritrovare magari una condizione ottimale. Penso ad Erika Merlo, ma anche a Iana Sherban, Veronica Angeloni, Ludovica Guidi, che ultimamente hanno giocato, hanno trovato meno spazio, insomma. Quindi è vero è che il quarto set appunto non era nelle nostre idee, però tant'è, lo affronteremo sicuramente con maggiore attenzione rispetto a questo terzo set, perché abbiamo visto che comunque la squadra croata, nonostante la giovane età di molte delle loro ragazze al roster, ha comunque qualità e quindi è un avversario da rispettare,
e quindi sono sicuro che insomma ci faremo trovare pronti in questo quarto set per chiudere la partita sul 3-1, ecco, quindi rimaniamo ottimisti, anche perché insomma l'obiettivo era quello di centrare i quarti finale, è stato centrato abbondantemente con il minimo sforzo, quindi diciamo un incidente di percorso prima di arrivare a destinazione, dai. Ti restituisco la linea a Fabio, ci sentiamo a fine partita, a questo punto speriamo a fine set, per le interviste con l'MVP e con coach Barbolini. Grazie Gerardo, un sacco di riflessioni corrette mi verrebbe da dire, perché sicuramente questo quarto set è un imprevisto, ma non un imprevisto che grava più di tanto sulla Savino del Bene. Certo, forse c'era la possibilità di chiudere la partita prima, ma questo dimostra che in ogni stage, in ogni passaggio di questa CEV Cup non si può dare per scontato niente. Anche la formazione apparentemente meno competitiva può metterti in difficoltà, del resto si parla della seconda manifestazione europea e quindi le squadre che ci arrivano sono di un buon livello. Abbiamo raccontato prima dell'inizio della gara come il Mladost sia una squadra che in Croazia sta dominando, che di fatto non ha è una squadra che non trova competizione all'interno del suo campionato. E quindi a livello europeo comunque la sua la può dire. Poi detto questo, abbiamo visto sia nella partita d'andata che in questa di ritorno che la Savino del Bene è nettamente superiore, ma il livello comunque della CEV Cup non è assolutamente un livello basso. Intanto 3-1, punto di Belien. Ricordo peraltro che il Mladost aveva iniziato questa stagione in Champions. Questo per ricordare che appunto si parla di una squadra che avrebbe dovuto affrontare la massima competizione europea, quindi una squadra con qualità. Yaudi intanto alza per Sherman. Arriva il punto del 4-2. Firmato proprio da Sherman. Che andrà adesso anche al servizio. Pallone in direzione di Istuk, che prima è stata protagonista di un bel turno di servizio. Tanto è respinto l'attacco del Mladost. Adesso Istuk che cerca le mani del muro, non le trova. E quindi 5-2 per la Savino del Bene. Sherman al servizio. Pavicic, l'alzata di Antunovic verso Istuk, non arriva Enrica Merlo, pallone che cade a terra per il 5-3. E attenzione perché torna al servizio Istuk, che come detto è una giocatrice che in precedenza ci ha messo in difficoltà col suo turno di servizio. Una delle tante giovani a disposizione di coach Stojakovic. Io l'ho un po' guffata in questa occasione perché avevo detto che ci aveva messo in difficoltà il servizio. Adesso sbaglia subito il primo turno di battuta. Dunque che si conclude per Istuk. Dall'altra parte del campo è già pronta Yvonne Belin che va su Pavicic.
Istuk alza lei proprio per Pavicic, che non trova il campo. Più 4 per la Savino del Bene e time out per coach Stojakovic. Torna in campo pronti nuovamente per seguire il turno di battuta di Von Belien, che va verso Pavicic con la sua battuta. Antunovic per l'attacco di Popic in fast. Savino del Bene risponde con Mingardi, buona la difesa di Stimaz, attacco di seconda di Antunovic. Iaudui verso Angeloni, che trova l'asta e dunque punto per il Mladost Zagabria, 7-4. Adesso le ragazze della panchina del Mladost che provano a spingere le compagne in campo anche con un po' di tifo. Merlo, Iaudi alza il campanile salvato da Istuk e poi Meic va con il pallonetto alle spalle di Guidi. 7-5 con Meic a segnare. Tocca ad Astrid Popic andare al servizio. Pallone che tocca il nastro, Sherban comunque lo riceve bene. Iaudi verso Angeloni, la difesa di Sherban dopo il muro del Mladost. Mihailovic difende il pallone attaccato da Mingardi, il muro di Guidi, poi in qualche modo, forse non correttamente, anzi senza il forse, il Mladost salva il pallone. Gli arbitri poi fermano tutto e appunto vanno a ravvisare il fallo del Mladost per l'8-5. Piuttosto evidente questa occasione. L'errore da parte del Mladost è intanto nuovo errore, perché di fatto con un bagger un po' difettoso la formazione croata regala a Mingardi l'occasione di realizzare il 9-5. Più 4 nuovamente per la Savino del Bene. Iaudi al servizio verso Grabic, Antunovic verso Meic, respinta dal muro. Allora Stimaz in direzione di Mihailovic, ancora il muro della Savino del Bene, ancora Guidi a mettere le mani sul pallone. Iaudi per Merlo e poi Merlo per Angeloni, ma il pallone era direttamente nel campo del Mladost che approfitta. 9-6 e qua non poteva certo niente Angeloni. Al servizio la giovane Carla Antunovic, palleggiatrice in maglia numero 1, che va a servire su Sherban. Angeloni alza lei in bagger per Mingardi e pallone che termina fuori, si riavvicina ulteriormente il Mladost, addirittura meno 2 con l'errore di misura di Mingardi. Antunovic pronta per continuare il suo turno di servizio, sempre su Sherban. Iaudi stavolta verso Angeloni, pallone difficile per Angeloni. Antunovic da Meic, salvato da Merlo questo pallone. Allora Stimaz, Antunovic, l'attacco di Mihailovic che perde un po' l'equilibrio, l'orientamento, colpo non semplice che la numero 5 croata spedisce sull'asta. Torna a segnare dunque la Savino del Bene, 10-7.
Meic, la difesa di Yaoudi. Merlo verso Mingardi. Antunovic, Stimaz per Grabic con una mano Angeloni. Merlo verso Mingardi, il pallone si impenna e arriva il punto numero 11 per la Savino del Bene, che prova l'allungo decisivo per spezzare il set, per spezzare la resistenza di un Mladost ovviamente gasato dalla vittoria del terzo set per 20-25. Attenzione però a Meic, che risponde prontamente all'ultimo attacco di Mingardi. Sinceramente avevo avuto la sensazione che il pallone fosse terminato out, ma dalla panchina del Savino del Bene non è arrivata nessuna segnalazione. Allora si gioca con Grabic, che va al servizio in salto. Merlo, Yaoudi, palla per Sherman che passa ancora. Attacco vincente per lei e 12-8 con Guidi che torna al servizio. Pallone ricevuto da Grabic. Antunovic verso Istuk, la difesa di Antunovic dopo il muro della Savino del Bene. Ancora sale il muro della Savino del Bene, Istuk se la ride e sfrutta al meglio le mani del muro. Punto numero 9 nel set. Meic, Merlo, il pallone di Yaoudi per Belien, certo non con i tempi più giusti, ma in qualche modo con le unghie, mi verrebbe da dire. Belien riesce a sfiorare il pallone, a spedirlo nel campo del Mladost e a segnare il 13-9. Intanto continuiamo a leggere anche i vostri commenti. Carlo dice: sto vedendo una grande Enrica Merlo, dopo tutto quello che ha dovuto sopportare se lo merita. E siamo d'accordo, Carlo, sicuramente fa piacere a tutti vedere Enrica nuovamente in campo, e fra l'altro potrà essere un'arma in più a disposizione di coach Barbolini, che potrà sfruttarla sia come alternativa a Castiglio ma anche come giocatrice di banda eventualmente per il giro dietro. Tanto murone per la Savino del Bene, 14-10, mi verrebbe da dire muro di Antropova, che rivediamo in campo in questo set. Sherban, Istuk, sbaglia la ricezione, Angeloni non riesce a chiudere perché è brava Antunovic ad andare subito a respingere l'attacco di Angeloni. Adesso però arriva comunque il punto per la Savino del Bene, punto del 15-10. Gioca Istuk, va a palleggiare un pallone molto defilato rispetto alla rete. Istuk che trova solamente l'asta, infatti 16-10 e time out con Stojakovic, che vuole parlare ancora con le sue ragazze. Savino del Bene che però si trova di nuovo in campo, sempre Sherban chiamata al servizio. Grabic, Antunovic, palla per Istuk che attacca con forza e poi lancia un urlo liberatorio. Facciamo un applauso.
La Savino del Bene aveva segnato continuativamente dal 13-10 fino al 16-10 e dunque sicuramente questo punto di Istuk dà un po' di energia al Mladost per il finale di partita. Attenzione però ad Antropova, che risponde subito con il punto del 17-11. Adesso Belien al servizio, pallone in campo, ace per Ivon Belien, 18-11. Ancora Belien, ricezione per Gravic che va ad attaccare la difesa della stessa Belien, arriva il punto però per Gravic, che ha una grande elevazione, giocatrice che batte in salto e che inizialmente è stata inserita soprattutto nel turno dietro, che adesso sta anche attaccando. Eccezione di Sherman, di Giulio Perguidi, bella la difesa di Istuk, e bello anche l'attacco di una Gravic che beffa Antropova giocando proprio sulle sue mani. Gravic ha trovato il 18-13 e prova a riportarsi sotto il Mladost Zagabria. Popic al servizio, Di Giulio deve spostarsi per offrire questo pallone ad Angeloni, non può chiudere dall'altra parte, prova a chiudere Gravic, c'è la copertura dietro il muro da parte di Di Giulio e poi soprattutto il pallone alzato da Merlo per Antropova, che tocca altezze difficilmente raggiungibili per tutti nel campionato italiano e anche in questa sfida. Del resto l'avevamo detto anche in precedenza, squadra molto giovane il Mladost, ma anche squadra non tanto alta. Certo, andare a toccare appunto le altezze di una giocatrice come Antropova oltre i due metri non è per tutti. 20-13. E set che volge verso il termine, come del resto la partita, con forse un set di troppo, ma la Savino del Bene vede davvero lo striscione del traguardo. 5 punti a separare la squadra di Barbolini dalla fine del match. Antropova col servizio, la ricezione del Mladost direttamente nel campo della Savino, non riesce a chiudere Angeloni, allora prova Meic, la combinazione in primo tempo non è un granché, allora ancora Angeloni, altro mano in out nella gara di una magistrale Veronica Angeloni. 21-13 e direi che abbiamo anche una candidata per il premio di MVP. Guardo in direzione del mio collega Gerardo Dardanelli che annuisce. Siamo abbastanza d'accordo nel dire che la numero 12 della Savino del Bene quest'oggi ha fatto una prestazione sopra le righe, tanto 21-14 in seguito all'errore di Antropova al servizio. E dopo l'errore di Antropova tocca ad Antunovic. Servizio però anche il suo in rete, e allora 22-14. Angeloni al servizio, pallone ben ricevuto da Stimaz, Antunovic verso Mihailovic, tiene la difesa di Angeloni, allora Yaudi può indirizzare verso Sherman che firma il 23-14. Più 9 per la Savino del Bene. Set ampiamente in controllo questo. A conferma che il terzo set è stato solo un incidente di percorso. Intanto difesa di Sherman che addirittura termina sull'asta. Si allunga dunque il set.
23-15. E Pavicic pronto al servizio, prima però si procede ad asciugare il Tyraflex. Ci aveva già pensato Enrica Merlo. Adesso sono entrate in campo anche le ragazze del nostro settore giovanile per detergere ulteriormente il terreno di gioco. E adesso si può andare al servizio con Katarina Pavicic, che però col piede al momento dello stacco ha toccato la linea di fondo campo. E allora 24-15 e ci siamo, match point per la Savino del Bene. Ludovica Guidi al servizio, vediamo se si chiude già qua. Pavicic, l'errore al servizio, ace per Ludovica Guidi. Quale migliore modo di chiudere la partita con l'ace di Ludovica Guidi, una delle giocatrici che meno aveva avuto la possibilità di esprimersi in questa stagione, queste due sfide, andata e ritorno negli ottavi di Chef Cup contro il Mladost. Invece c'è stato spazio per Guidi e Guidi ha risposto presente, come del resto tante altre giocatrici della Savino del Bene, come Sherman, come Yaudi oggi all'esordio, come Merlo che finalmente abbiamo rivisto in campo dopo i problemi alla mano sinistra. Ci è voluto un set di troppo, ci è voluto forse un set in più, ma la Savino del Bene chiude la gara. Del resto la soddisfazione più grande era già arrivata col 2-0 con il passaggio del turno ottenuto. È tutto da parte mia, prima di salutarci però andiamo anche allo spazio delle interviste con Gerardo Dardanelli. Anzi Gerardo, dopo ci ritroviamo che facciamo anche un po' di ringraziamenti a tutta la nostra squadra, a tutti i tecnici che hanno lavorato ancora una volta per offrire questa diretta. Eccomi Fabio, pronti adesso per intervistare l'MVP che mi sto recando in postazione. Ancora qualche istante, siamo in attesa dell'MVP. Annunciata adesso Veronica Angeloni, MVP della partita. Adesso foto di rito e poi intervista con la nostra Veronica. Ancora qualche secondo di attesa. Allora siamo qua con Veronica Angeloni, MVP di questa partita contro il Mladost. Insomma Veronica, ti vediamo molto felice, molto emozionata, è un 3-1 che forse abbiamo giocato, diciamo, un set di troppo, però comunque alla fine l'obiettivo era il passaggio del turno, l'abbiamo ottenuto e quindi bene così. Sì, vabbè, ovviamente noi dobbiamo sempre fare meglio, quindi siamo un pochino rammaricate per aver perso un set, però ovviamente onore alle avversarie, dobbiamo pensare comunque alla vittoria, a tante partite che abbiamo in questo periodo. E quindi felici per questa sera, possiamo andare avanti e già la testa sabato. Esatto, come dicevi giustamente tu, sabato arriverà Novara che all'andata ci ha creato diversi problemi, quindi sarà anche un'occasione magari per avere una sorta di rivincita e poi testa alla Coppa Italia, perché insomma questo gennaio è ricco di appuntamenti. Esatto, Novara è una partita molto tosta e molto importante perché come sapete siamo tutti punto su punto, siamo molto vicini in classifica. E quindi dobbiamo veramente raccimolare tutte le forze, concentrarci, poi dopo Novara penseremo al resto. Benissimo, ti lasciamo andare, ti lasciamo ai festeggiamenti, buona serata, ciao Vero. Contro il Mladost, insomma Massimo,
diciamo che probabilmente abbiamo giocato un set di troppo, però comunque onore anche alle nostre avversarie che ci hanno dimostrato comunque di avere dei valori all'interno del roster. Sì, sì, loro sono state brave a non mollare, noi dovevamo chiudere perché queste partite sono partite in cui c'è occasione anche per chi non gioca di giocare, e non è che viene dato un contentino, viene dato un'occasione per giocare e bisogna giocare per vincere, per cui il terzo set abbiamo calato, siamo stati molli, dopo bene il quarto set come più o meno tutta la partita, però ecco, che ci serva da lezione, perché penso che una grande squadra, una squadra che vuole essere una squadra forte, queste partite chi c'è deve vincere 3-0. Adesso è tempo, insomma, di festeggiare sicuramente il passaggio del turno, ma già anche un pensiero rivolto a sabato, dove qui a Palazzo Vanni arriverà Novara, che all'andata insomma ci ha creato diversi problemi. Sì, sì, è l'unica squadra con cui abbiamo perso da 3-0 quest'anno, è una squadra in salute, una squadra che ha assorbito la perdita dell'alzatore, quindi è uno scontro diretto per noi, per cui dobbiamo prepararci assolutamente bene. Perfetto, grazie mille, buona serata. Vabbè. E allora grazie mille a Gerardo Dardanelli, che ha intervistato per noi la MVP del match, Veronica Angeloni, e non solo, perché abbiamo sentito anche le parole di coach Barbolini. Allora siamo davvero al momento dei saluti. Savino del Bene Volley Scandicci batte 3-1 il Mladost Zagabria e, come già detto, ottiene il passaggio dei turni, del turno, e va ai quarti di finale della CEV Volleyball Cup, seconda manifestazione in ordine di importanza per quanto riguarda il volley europeo. Un successo dunque per la Savino del Bene, che allunga la sua striscia di vittorie a 10 risultati utili tra campionato e coppa, 10 vittorie consecutive sono davvero un bel numero. Peraltro sono 12 le vittorie in campionato e 4 quelle in Europa, quindi se non ho fatto male i calcoli, e non dovrei, sono 16 vittorie stagionali su 19 match disputati, davvero un bello score per la Savino del Bene. Come detto, però, è tutto per oggi, e allora un ringraziamento ovviamente alla squadra di tecnici che ha reso possibile questa diretta, dunque ringraziamento a Gabriele Gatti, a David Tempestini, a Simone Bonecchi, a Luciano Cencetti, a Lorenzo Stefanini, un ringraziamento ovviamente anche al compagno di avventure Gerardo Dardanelli, che gestisce i social network della Savino del Bene, e quest'oggi ci ha aiutato anche per la diretta con le sue interviste. Da parte di Fabio Ferri un saluto, e noi ci ritroviamo ovviamente qua per tutto quello che c'è da sapere sulla Savino del Bene Volley e anche per le dirette in occasione delle partite casalinghe di CEV Cup. Dunque restate con noi, vi offriremo tutto il cammino della Savino del Bene in questa coppa che ovviamente genera grandi emozioni. Grazie mille, un abbraccio e ci sentiamo presto.